Salve a tutti, siamo alla lezione numero 20 e parleremo delle scale modali, in modo particolare dei modi dorico e lidio. Il termine modo si usa spesso per indicare i modi greci e medievali, ma oggi si definisce modo ogni successione di note ordinate in una scala. I modi fondamentali della scala maggiore sono 7, hanno l'estensione di un'ottava e possono essere diatonici, cioè realizzabili sui tasti bianchi senza alterazioni. Si distinguono tra loro per la posizione dei semitoni. Non dobbiamo confondere questi modi, il trattamento moderno che ne faremo, con i modi greci, medievali e rinascimentali. Ognuno di questi ha una sua teorica che non affronteremo, per la quale rimandiamo alla letteratura specialistica. Il primo esempio. Modo ionico. Modo dorico. Modo frigio. Lidio. Misolidio. Eolio. Locrio. I modi ionico ed eolio corrispondono al modi maggiore e minore naturale. Noi prenderemo in considerazione i modi dorico e lidio. E parliamo del modo dorico. È simile al re minore naturale ma senza il si bemolle. Nell'esempio che segue notiamo che non c'è la sensibile do diesis, ma il si naturale genera un accordo maggiore sul quarto grado che rischiara tutta l'armonia. Ora proverò a suonare l'esempio precedente inserendo il si bemolle. Noteremo come tutto il brano cambi carattere. Il prossimo esercizio, che è da completare, è sullo stile del canto popolare. L'accompagnamento quindi non sarà soggetto a norme severe riguardo ai collegamenti degli accordi. Possiamo avere posizioni uguali, ascendenti o discendenti, come sulla chitarra quando si suonano gli accordi con il barré. Ogni modo può essere trasportato. Nel caso dell'esempio che segue abbiamo trasportato il dorico in sol aggiungendo il si bemolle in chiave. La caratteristica più importante del modo dorico, quindi, è l'accordo maggiore sul quarto grado, che contrasta con gli accordi minori dei gradi primo e quinto. Suona la successione dei gradi primo, quarto, quinto, primo, per assimilare il colore del modo dorico.
Un altro esempio. Un altro esercizio del modo dorico trasportato alla quinta superiore, con il fa diesis in chiave. Lo stesso per moto contrario. Nel prossimo esempio presentiamo una delle possibili armonizzazioni della scala dorica. Non esiste un unico modo per armonizzare una scala, ma è importante che l'armonizzazione ne evidenzi le caratteristiche. Per concludere l'argomento sul modo dorico, riportiamo la melodia di un antico Noël francese. Proviamo ad armonizzarlo tenendo presente che ci sono note di passaggio e appoggiature e si possono usare uno o due accordi per misura. Parliamo adesso del modo lidio. La scala del modo lidio è una scala di Fa tutta sui tasti bianchi. È una scala maggiore, ma con il quarto grado aumentato. Quindi avremo i semitoni fra i gradi quarto, quinto e settimo, ottavo. Quest'ultimo semitono rende il settimo grado sensibile, ma non possiamo costruire la settima di dominante perché sarebbe necessario il si bemolle e non lo possiamo usare perché abbiamo il si naturale. La caratteristica più importante del modo lidio quindi è il quarto grado aumentato che genera un accordo maggiore sul secondo grado. Questa caratteristica impone un'armonizzazione della scala che la evidenzi. Di seguito vedremo come il primo esempio di armonizzazione non sia il più adatto al modo lidio. Infatti, fra il quarto e il quinto grado sembra esserci una modulazione a Do maggiore. Il secondo esempio, invece, dà la giusta importanza al quarto grado, con l'accordo di 2-4-6, che poi, salendo al quinto, ripropone l'accordo di Fa. Questo è il primo esempio con la modulazione a Do maggiore. A Do maggiore. Questo esempio che farò adesso mi sembra più corretto. Questa scala è stata chiamata anche scala napoletana maggiore. Il prossimo esempio è la trascrizione di un frammento che ho sentito tratto da un canto popolare. Ora ecco un esempio di melodia accompagnata in modo lidio nel quale completeremo l'accompagnamento. Thank you.
segue è un piccolo valzer in forma ABA. Anche in questo esempio completeremo l'accompagnamento. I modi libio e dorico hanno la tonica a distanza di terza minore. La tonica del libio è questa, la tonica del dorico è questa. L'uno è maggiore e l'altro è minore. Di conseguenza possiamo considerarli e usarli come modi relativi. Ecco quindi un tema in modo libio da trasportare in dorico. Lo stesso tema in canone da suonare e poi trasportare in modo dorico. Ora lo trasporteremo in modo dorico. Infine l'esercizio sveglia la mente, realizzazione di due canoni sullo stesso tema, alternando fra le mani il lidio e il dorico. Comincia la mano destra con il modo lidio e risponde la sinistra con il modo dorico. Ora la destra con il modo dorico e la sinistra con il modo lidio. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.